Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in questo nuovo video dedicato alle Energy Drink. Come promesso su Instagram, oggi siamo qui con la lattina più votata da voi ed ecco che arriva una bevanda Monster davvero strepitosa, una delle più belle, una delle più affascinanti. Sicuramente voi tutti conoscerete la Monster Ultra Sunrise. Ebbene, questa bevanda è uscita anche in Russia, ovviamente nella sua versione Black Monster. Se non sapete di che lattine si tratta, mi raccomando, in descrizione ho fatto un video dedicato proprio all'argomento, quindi se vi siete persi qualcosa, dritti dritti in descrizione. Ebbene, come avrete capito, ho qui una Black Monster Sunrise pronta per essere recensita, perché dovete sapere che non è solo un fattore estetico quello che va a cambiare, spesso anche il sapore ci rivela delle peculiarità davvero allucinanti. Se anche voi desiderate questa splendida lattina, veramente molto molto bella e non così scontata, vi lascio in descrizione il link alla pagina Instagram di ViaVai24. Sono proprio loro ad avermela fornita. E ricordate una cosa, utilizzando il codice sconto TUCCIOENERGY sul sito www.worldandwayamerica.com avrete diritto al 10% di sconto su tutto quanto il catalogo Monster e non solo. Quindi, per quanto riguarda questo prodotto davvero esplosivo, aspetta solo voi, perciò mi raccomando, non esitate. Non una, non due, ma ben tre Monster Ultra Sunrise. Quella a sinistra è europea da mezzo litro, al centro abbiamo la nostra Black Monster, mentre qui a destra abbiamo la versione statunitense, tra l'altro con il color top e la linguetta nera. Che dire, l'evidenza è questa, si nota che sono lattine praticamente diverse l'una dall'altra, ma quella che traspare di più tra tutte è proprio questa qui, la nostra Black Monster, che di fatto ha la dicitura impressa sotto il logo. Guardate che bellezza, veramente strepitosa, una Ultra Sunrise. Ovviamente non ha peculiarità strane, collo e linguetta sono argentate. Ciò che però traspare è ovviamente la lingua, la nazionalità, a tutte scritte in russo. Lo stesso vale per la tabella dei valori nutrizionali. Poi qua in basso abbiamo la capacità di questa lattina, che è espressa con i valori ovviamente del paese. E ruotando abbiamo tutta quanta la descrizione in russo. Lo SKU è 0521, quindi molto molto recente. Abbiamo il bollino con su scritto Zero Sugar, però ragazzi, molto molto bella, ecco le scritte in russo qua in alto. È una classica Sunrise, ma se notate è molto diversa dalle altre, anche rispetto all'europea che è un po' più grossa. Questa qui invece risulta un po' più snella, questa invece è più bassa. Di fatto, se le mettiamo tutte quante a confronto, vediamo che i motivi sono gli stessi, bene o male riadattati un po' a seconda del formato stesso. Poi ruotiamo, abbiamo le tabelle, qua sono del tutto diverse l'una dall'altra, e poi abbiamo ovviamente le descrizioni, quella più interessante è proprio questa qui, che ripeto, essere in russo, quindi abbiamo una lattina veramente da paura. Ok ragazzi, giunto il momento di aprire il nostro bicchierone e anche la nostra Sunrise, perché senza di lei non c'è festa. Profumo sempre intenso di arancia, ragazzi, non si smentisce mai. Qualcosa di strepitoso, ragazzi. Quindi, ecco, con le altre Sunrise alle spalle ci divertiamo. Adesso assaggiamo la nostra Monster. Vediamo se cambia qualcosa. E si ritorna, ragazzi, con la nostra aranciata marchio Monster, perché altro non è. Sapore come sempre agrumato, non può mancare, però questa volta meno intenso. E qua non è dato da quelli che sono sostanzialmente i fattori dell'età e della conservazione, perché la lattina è comunque abbastanza recente, del 2021, perciò
si presuppone che abbia un sapore molto intensificato. Eppure questa Sunrise ha una nota molto dolciastra, un pelo caramellata sul palato, però non è poi così intensa per quanto riguarda i sapori principali. Rispetto a quella europea, ma anche a quella statunitense, sostanzialmente i sapori si capisce che sono molto marcati. Si comprende che si tratta di una vera e propria essenza di aranciata a momenti. Però qui diciamo che tutto quanto va un po' ad alleggerirsi, ad alleviarsi. Ciò non vuol dire che manca di gusto, anzi, a me piace parecchio, perché si denotano di più i caratteri secondari, il quale la nota caramellata. Poi non è neanche tanto frizzante, quindi è possibile proprio degustarsela molto meglio. Mi piace anche per questo, non è troppo frizzante. Quindi sì, la provo con successo, anzi, a parer mio è anche migliore di una Sunrise normale. Essendo più equilibrata e alcuni connotati meno evidenti, traspaiono di più quelli che sono i sapori secondari. Quindi sì, un 8,5 non glielo toglie nessuno. Detto questo, se anche voi desiderate provare questa Monster Ultra Sunrise e inserirla nella propria collezione, perché ragazzi è veramente stupenda, con la dicitura Black Monster fa veramente il suo figurone. Ringrazio quindi di cuore gli amici di Via Vai 24, mi hanno procurato una lattina che mancava dentro la mia collezione. Se la desiderate anche voi, mi raccomando, in descrizione trovate il link alla loro pagina Instagram, dove ci sono molteplici foto, il loro sito ufficiale con un catalogo sempre aggiornato, e ricordate, utilizzando il codice sconto Tuccio Energy avrete diritto al 10% di sconto su tutto quanto il catalogo Monster. Quindi affrettatevi, ci sono delle belle scorte, quindi se desiderate adottare questa lattina come bevanda quotidiana, beh, lì ne trovate a bizzeffe. Detto ciò, io concludo qui e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!